Come stai? Bene, grazie. Come ti chiami? Roberto Orde, Lifrai Music. Dove sei cresciuto? Praticamente sempre a Montà. Come ti sei avvicinato alla musica? Ormai una trentina di anni fa, praticamente grazie agli ascolti delle mie sorelle, ho iniziato a rubare i primi loro dischi, cassette, i primi CD e niente, ho iniziato a appassionarmi in quel modo lì. Di che genere musicali principalmente? Ah beh, loro ascoltavano dai Dire Straits, agli U2, Rino Gaetano, Battisti, Pink Floyd e anche poi Bob Marley, che è quello che diciamo mi colpì di più ai tempi. Pensi che il luogo in cui sei cresciuto ha influenzato l'approccio che hai alla musica? No, non più di tanto, anche perché mi è sempre piaciuto guardare, diciamo, molto lontano da quel punto di vista lì. Quali sono adesso i tuoi riferimenti musicali? Beh, io sicuramente sono cresciuto con, diciamo, in particolare il reggae, il dub, e diciamo un po' tutta la musica nera in generale. Negli anni ovviamente ho sempre cercato di da una parte rimanere aggiornato, dall'altra parte scoprire nuove realtà, nuove musiche, nuovi mix e quindi niente, diciamo che al momento il reggae per vari motivi lo ascolto un po' meno, mi sono molto più appassionato ultimamente alla world music, in particolare essendo io batterista, percussionista, a quella diciamo un po' più ritmata, tribale se vogliamo. Quindi il tuo strumento principale sono le percussioni, la batteria? Sì, io anche nelle mie produzioni parto comunque sempre dalla parte ritmica. In passato hai anche suonato in altri gruppi musicali? Sì, praticamente anche lì abbiamo iniziato praticamente dai tempi delle superiori, quindi Urlo dal Ghetto, Reading Wise, Malawida, dove tra l'altro con ogni gruppo siamo stati ospiti qua al Cinema Vecchio, poi ho iniziato anche a suonare con i Los Refusé, con i quali siamo un attimo in stand-by, ma ci sono buone prospettive quantomeno per un altro album, quindi vediamo un po' come andrà. E cosa ti spinge a far musica? Ma innanzitutto diciamo è una necessità personale, anche perché appunto io quando ho iniziato a fare un po' fatica a portare avanti la mia attività musicale solo con i gruppi, ho deciso di intraprendere un po' questa strada personale, proprio perché appunto quotidianamente è per me una necessità ed è diciamo uno dei pochi, se non quasi l'unico modo di esprimermi che ho. E che cos'è per te la musica? La musica è praticamente diciamo l'accompagnamento quotidiano di un po' tutto quello che faccio, quindi poi appunto che sia ascoltata o che sia suonata o che sia appunto prodotta, però cerco sempre, ecco, di non stare in silenzio. Quindi adesso tu produci musica? Sì, praticamente iniziando questo percorso personale ormai 8 anni fa, ho cercato appunto di mettere, tra virgolette, nero su bianco le mie emozioni, le mie sensazioni, anche appunto cercando di imparare appunto nuovi strumenti, nuovi programmi che fosse di produzione, giusto per appunto non rimanere fermo come stavo facendo purtroppo a livello di band. Che cosa usi per produrre? Io uso Reason,
questo software secondo me è molto comodo. Utilizzi anche dei controller, scheda audio piuttosto che sì. Il tuo setup? Sì, sì, beh, è abbastanza semplice, nel senso io appunto ho i miei due controller, la scheda audio, qualche microfono per percussioni, poi ho la mia batteria elettronica, percussioni varie, chitarra e basso che appunto non suono ma strimpello, giusto per avere diciamo almeno le idee iniziali. Qual è il tuo V-Synth o plugin di Reason preferito? Penso Thor. Sì, mi piace. Sì. Hanno anche un testo? Sì, allora per quanto mi riguarda, non essendo assolutamente in grado né di cantare tantomeno di scrivere, ho cercato in questi anni di rivolgermi sempre a diciamo ad ospiti che invitavo appunto per cantare sui miei brani. Per vari motivi, primo fra tutti purtroppo quello economico, ho sempre anche comunque cercato di andare a scovare artisti o comunque cantanti interessanti, anche un po' diciamo un po' sconosciuti come me, che quindi anche magari solo a livello di collaborazione o di un investimento di pochi euro potevano comunque darmi questo step diciamo maggiore, che secondo me in tanti pezzi il cantato dà. E il testo lo creavi te, lo creavano loro? Ma io ho provato un po' a scrivere un po' di testi anni fa, ma diciamo ho smesso abbastanza presto poi, quindi praticamente nel 99% dei casi ecco, questi cantanti mi davano, io magari davo un'idea sull'argomento che mi piaceva trattare e loro poi ci mettevano il loro testo e le loro qualità comunque. In che lingua cantavano? Ah, le lingue sono un altro, diciamo, secondo me, fattore per me particolare, anche perché io non mi soffermo tanto sull'immediata comprensione del testo, quanto più sulla musicalità. Quindi ho avuto ospiti che cantavano in serbo o in africano, per esempio in lingua nigeriana o in spagnolo, in turco. Quindi ho sempre innanzitutto comunque guardato il testo a livello di musicalità più che altro, più che diciamo significato o immediata comprensione. Invece la parte strumentale come nasce? Dove prendi ispirazione? E lì, come piace sempre dire a me, praticamente il modo migliore è un po' a caso. Nel senso, può partire praticamente magari da un ritmo di batteria che mi viene in mente, come per esempio può venire da una melodia che mi viene in mente per strada, quindi registrata sul cellulare e poi riprodotta. Ultimamente, anzi già da un po', mi piace molto ascoltare comunque anche musica da cui campionare magari qualche riff di chitarra, di piano, di fiati, per poi appunto costruirci intorno diciamo una song intera. Invece dal punto di vista prettamente ideale, no? Cioè nel senso, da cosa viene ispirato per creare la musica? Diciamo molto dal momento, secondo me. Nel senso, non mi sembra di soffermarmi su certe cose in particolare. Però, anzi, forse certe volte, pensando tra virgolette a niente, viene fuori magari un'idea che può essere poi valida. Ovviamente, per esempio, una mia caratteristica
e di fare magari canzoni, diciamo, come mi hanno detto i miei amici, non sempre allegre, ma perché forse appunto di base in generale ho un po' una visione non troppo positiva, comunque ottimistica di tutto ciò che ci circonda. Però quello magari è poi anche un caso. E come si chiama il tuo progetto musicale attuale? Allora, io esco sempre come Lifrai Music. Cosa vuol dire? Lifrai era praticamente il, diciamo, un po' il mio, mio posto di origine. Molto semplicemente è una piccola borgata di Montà del mio paese, dove comunque i miei genitori avevano la casa e tutto. E quindi volevo trattenere appunto questo nome, per poi appunto partire. Infatti ho voluto dargli anche un po' un accento, diciamo, internazionale, proprio perché appunto spero sempre di, o comunque mi piace guardare molto lontano. Sul palco, dal vivo, come proponi il tuo live set? Quello purtroppo non sono ancora riuscito diciamo, a dargli una definizione specifica per suonarlo come vorrei. Anche perché comunque a me piace, anche nel, diciamo, negli album o comunque nei singoli, così, mi piace molto dargli questo stampo di musica suonata. Ovviamente da solo sul palco è difficile, e quindi avevo iniziato uno o due progetti per provare a farlo, ma non sono poi andati come volevo, quindi al momento purtroppo appunto non, ecco, a livello di live set non riesco a proporlo come vorrei. Stasera qua però metti musica? Sì. Metti musica, metti i tuoi pezzi o anche quelli? Ma visto che appunto alcuni miei pezzi rimandano abbastanza, diciamo, all'idea della serata, penso di metterli, sì. Anche perché appunto è un tipo di serata, un tipo di musica, comunque da cui io prendo molto, quindi mi ci ritrovo abbastanza e mi piace appunto cercare a modo mio di riprodurla. E stasera con cosa metti musica? Ah, stasera io praticamente ho iniziato anche lì, ai tempi, a collezionare CD, e sono sempre andato avanti con i CD, sebbene appunto il vinile mi attragga, mi interessi così, però ho sempre preferito continuare, diciamo, la mia collezione di CD piuttosto che magari iniziare una piccola collezione di vinili. Lockdown, durante questo periodo sei riuscito a continuare a produrre musica oppure no? Ma guarda, per fortuna dopo appunto le prime, diciamo, due settimane proprio di crisi totale, che penso abbiano investito un po' tutti, vista l'eccezionalità, diciamo, dell'evento, mi sono ritrovato appunto come tanti altri praticamente a non poter lavorare. Diciamo, questo tempo libero forzato per fortuna mi ha diciamo ispirato molto, e ne ho approfittato proprio per darci dentro con le produzioni. Infatti da quel periodo lì è nato poi quello che è stato poi il mio primo album, Calipè, che è proprio il risultato praticamente di quei mesi chiusi in casa per forza. E questo disco come l'hai prodotto? L'ho prodotto praticamente in camera.
ti ha dato una mano una cosa discografica? O... no, io da quel punto di vista lì, per vari motivi, non sono mai riuscito, diciamo, ad approfondire o comunque a creare legami, diciamo, solidi. Quindi ho sempre cercato di, diciamo, di fare da solo, anche a livello di promozione, per quanto appunto sia una cosa ovviamente limitante, però dall'altra secondo me è anche un po' più soddisfacente. Come vedi la scena musicale attuale italiana? Ma sinceramente io sono sempre da un po' di tempo molto, molto critico rispetto alla scena italiana, poiché molto più rispetto ad altre parti, secondo me, diciamo, c'è veramente un grosso tappeto di artisti validi che non riescono a, diciamo, a farsi ascoltare, mentre altri, almeno a mio gusto, decisamente meno appetibili, forse magari grazie a investimenti maggiori, a possibilità maggiori, eccetera, riescono ad avere quella visibilità che poi ti porta magari anche a subito a diciamo a crescere come artista, come fan base, eccetera. Però non ho mai visto, almeno da una ventina d'anni a questa parte, personalmente la scena italiana come una scena, diciamo, che desse una mano agli artisti, diciamo, proprio di valore. Social, li usi, non li usi, li odi? Allora, social sì, li uso assolutamente, anche lì cerco di non abusarne, nel senso che non mi piace anche magari rischiare di essere noioso o comunque magari postare cose, diciamo, non interessanti, quindi cerco di limitarmi a, diciamo, magari appunto a pubblicizzare o le mie serate o mie uscite, diciamo, discografiche. Però appunto non più di tanto. Comunque, hai fatto anche dei video legati a questo progetto? I video praticamente mi sono solo sempre, diciamo, limitato a fare dei lyric video rispetto alle canzoni, appunto, con gli ospiti vari che avevo, anche perché appunto io purtroppo ho sempre avuto questo problema qua principalmente economico, nel senso che ho sempre avuto proprio budget limitatissimi e appunto al giorno d'oggi anche avere, diciamo, un video ben fatto, non dico professionale, ma comunque ben fatto, al suo, ovviamente giustamente, al suo budget da rispettare. Quel budget lì magari preferisco investirlo in promozione, diciamo, più che a livello di video. Hai dei progetti futuri? Ma progetti futuri sono praticamente anche lì, diciamo, nuove uscite discografiche. Adesso è appena uscito un singolo all'inizio di ottobre, per l'inizio di dicembre vorrei farne uscire un altro. Per l'anno nuovo ho praticamente in preparazione un EP, diciamo, dedicato ai 50 anni dell'hip hop, che quest'anno è stato l'anniversario, e visto che appunto anche lì il rap e tutto quell'ambiente è, diciamo, una parte di musica che da cui prendo molto, mi è piaciuto, era un po' una sorta di, anche un po', diciamo, ringraziamento verso questo tipo di musica che negli anni mi ha sempre seguito costantemente. Vuoi lasciare i tuoi riferimenti social?
Sì, i miei, allora, io sono presente sia su Facebook che su Instagram, come di Fry Music, e Come è poi scritto? LWEFRY Music. Dopodiché, appunto, a livello invece musicale, sono praticamente su tutti i canali digitali, da Spotify, iTunes, Bandcamp, YouTube. Tre artisti o progetti musicali che bisogna assolutamente conoscere. Così su due piedi, Nova Lima, che sono un gruppo del Perù. Dopodiché ti direi Guts, che è un DJ producer francese, attivo già da tanti anni e che è veramente cresciuto con molte cose interessanti. Dopodiché ti direi ancora anche i Chinese Men, che secondo me sono stati anche appunto dei precursori rispetto a un certo tipo di musica, a un certo tipo di anche spettacolo, non solo musicale. Quindi sì, mi vengono in mente anche loro. Perfetto, molte grazie. Grazie Ciao mille a te. Ciao a tutti. ciao. Ciao ciao.